È soddisfatto come sono andate le elezioni in Umbria? Sì. Qualcuno dice che lei è stato il vincitore. Ma vincitore chi ha vinto le elezioni, quindi è stata Caderuscia Marini. Sono contento per lei, perché ha dimostrato di saper garantire un buon governo e di avere idee chiare. Le elezioni ci consegnano anche un altro risultato. Ormai non c'è più un consenso acquisito, indipendentemente da ciò che fai e dalla serietà che metti nelle cose. Tutto è molto variabile, si può cambiare il risultato da un'elezione all'altra, quindi il margine è sempre più stretto tra i due schieramenti. Ci sono altri poli, come abbiamo visto, perché c'è stata l'esplosione della Lega, Grillo che resiste. È un quadro politico che è cambiato completamente in questi ultimi anni, direi anche ad una velocità notevole. Il Partito Democratico o si interroga sulle cose che non vanno, si interroga se c'è qualche ragione che spinge i cittadini a disertare le urne, se c'è qualche ragione di malessere nei confronti delle scelte che abbiamo fatto in questi anni. Oppure, se non fa questa riflessione, questo esame di coscienza, rischia, come è successo un anno fa al Comune di Perugia, rischia in altre città e rischierà la prossima volta quando si voterà di nuovo per le regionali. Se invece farà tesoro di ciò che è emerso dalle urne, ringraziando e avendo un sentimento di gratitudine nei confronti della comunità per aver riconfermato un governo di centrosinistra che vede nel Partito Democratico un punto, direi, quasi decisivo della tenuta del sistema umbro, e però nello stesso tempo non mette coraggio, cambiamento, innovazione, facce diverse e soprattutto programmi che vanno a risolvere seriamente e concretamente i problemi della gente, io credo che non ci saranno altre volte dove i cittadini decideranno ancora di dare un consenso a una coalizione. Il consenso va guadagnato tutti i giorni, ma lo si guadagna con politiche nuove, coraggiose, con una voglia di cambiamento, con una classe dirigente nuova e soprattutto avendo la capacità di dire: c'è un problema del lavoro, affrontiamo il problema del lavoro. C'è un problema di sicurezza, affrontiamo un problema che riguarda centinaia e migliaia di famiglie ed imprese e dobbiamo trovare soluzioni. Non è più il tempo di linguaggi lunghi, tortuosi, poco chiari, è il tempo di scelte nette.